Bene, scusa, si era interrotto il video, ci siamo accorti. Chiudi le braccia, li abbiamo fatti. Non barare. Sì, allora, li abbiamo fatti. Allora, i piegamenti braccia fanno sempre 8. Timore. Quindi, 8. Pronti per la prima serie? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. E anche qui ora ci allunghiamo con lo scivolamento. Le mani spingono a terra, i piedi spingono a terra. Attenzione, qui la spalla non deve far male. Seconda serie, peso davanti, pronti per la seconda serie, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ancora. Ci stiriamo. Bene, siamo arrivati all'ultima parte. Ci possiamo mettere distesi supini. Controllo ancora la telecamera. Questa sera siamo senza cameraman e non so che sia successo prima. Siamo ancora in diretta. Bene. Allora, andiamo distesi supini, ci mettiamo, facciamo gli ultimi 5 minuti, stringendo il ginocchio al petto, facciamo lavorare le caviglie, che meraviglia degli altri. Facciamo girare le caviglie, girano in relazione, girano nell'altra direzione, bene, appoggiamo i piedi, spalle basse, mento giù, mi piace sempre cominciare rinfrescando un po' il lavoro sull'equilibrio del bacino, quindi inspiro la retroversione, stringere gli addominali, i glutei, i muscoli del perineo, allungare il collo, lavoro posturale anche a questa posizione qui, con il mento giù, soffio, ancora, inspiro, retroverto, allungo, mantengo, soffio, gambe giù tese, ricordo i cuscini per le persone che non riescono a stare con il mento giù da supini, va bene? Ancora due. Inspiro, retroverto, allungo, mantengo, soffio. Ancora, inspiro, retroverto, allungo, mantengo, soffio. Bene, ok. Cominciamo. Gambe piegate. Facciamo, allora qui il lavoro è mantenere la schiena appoggiata. Blocchiamo il bacino con la retroversione, portiamo le ginocchia al petto. Bene? E qui facciamo delle pedalate in avanti. Uno, il lavoro è mantenere la schiena appoggiata. Due, tre, quattro, cinque, sei, non staccare la schiena. Sette, otto, nove, dieci. Pedaliamo indietro. Fermatevi se non avete più il controllo sulla retroversione. Due, 3, 4, 5, staccare, non staccare la schiena e vi riposate stringendo il ginocchio al petto.
appoggiamo un piede per volta. Quindi ora ripartiamo, retroversione, ginocchio al petto, estendo le gambe, apro e chiudo. Se avete difficoltà a mantenere la schiena appoggiata, lasciate le gambe più raccolte, va bene? Anche qui il lavoro è mantenere la schiena appoggiata mentre si fa la divaricata. 2, spalle basse, vento giù, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chiudiamo. Appoggiamo i piedi. E ora andiamo a fare 2 tenute. Quindi retroversione, ginocchio al petto, estendo le gambe. Le gambe possono stare più in basso. Se riuscite a mantenere la schiena appoggiata, anche qui se avete difficoltà potete lasciare le gambe raccolte, flesse, mantenere 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chiudo, appoggio, ancora, retroverto, ginocchio al petto, estendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ora il riposo con le anche aperte. Bene, allora l'esercizio che andiamo a fare ora, quindi si fa la retroversione, si portano le ginocchia al petto, si estende la gamba destra, mantenendo massima flessione del ginocchio sinistro, la gamba destra, senza appoggiare la gamba, va giù e su, non si stacca la schiena, non si appoggia la gamba, si soffia quando va giù, vi potete aiutare facendo il blocco osseo se avete difficoltà a mantenere la schiena appoggiata. Non improvvisate, se non riuscite a mantenere la schiena appoggiata aiutatevi a reggere il ginocchio. Bene, si cambia gamba, quindi gamba destra flette, via, 1, non si stacca la schiena, 2, si soffia in basso, 3, 4, 5, 6, 7, se cominciate ad avere difficoltà aiutatevi, 8, 9, 10, bene, e ora finiamo con il lavoro fune. Procuratevi la cintura, la fune, partiamo con la gamba destra, portate giù la gamba sinistra, arrivate al massimo dell'allungamento e mantenere la gamba tesa, tutte e due, arrivate al massimo allungamento, lasciamo la fune, 1, 2, 3, si può fare un piccolo molleggio con la gamba su, destra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ora tiro, palle basse, mento giù, ferma la gamba dove è arrivata, non la fate andare giù, via, 1, 2, 3, piccoli molleggi con la gamba destra, 4, 5, 6, molleggi indietro, 7, 8, 9 e 2. Ancora uno, ferma la gamba lì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bene, stringiamo il ginocchio destro al torace, avvicinate al torace, l'altra gamba rimane giù tesa,
e poi cambiamo piede. Quindi, gamba destra giù, gamba sinistra su. Arrivate al massimo dell'allungamento. Impegnate a mantenere le spalle basse, mento giù. Caduta gli addominali. Lascio la gamba sinistra, molleggi indietro. Con la gamba sinistra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e tiro. Ferma la gamba, via, lascio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e si tira, 2. E ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tirare al massimo, dritto dritto bene il ginocchio, sentite stirare bene i muscoli posteriori e via la fune, stringiamo il ginocchio sinistro, lo avvicinate al torace, bene queste anche. Avvicinate al massimo il ginocchio al torace. Facciamo anche quest'altro allungamento, mi piace sempre concludere. Si prende il primo dito, i piedi sono appoggiati, vicini. Si portano le braccia dietro, si aprono le anche al massimo. Quindi partendo dall'alto, le mani spingono in basso, il palmo di mani sta in su, spalla permettendo, mento giù, schiena appoggiata con la retroversione, anche aperte al massimo. Mantenere questa posizione qui, 2, 2 e giù le braccia e chiudo le anche e ora ci rilassiamo con un po' di ginnastica respiratoria, completo rilassamento, prendo l'aria, gonfio l'addome, butto l'aria, sgonfio l'addome. Impegnatevi a fare questo respiro tutto dal naso, in completo rilassamento. Prendo l'aria, gonfio l'addome, butto l'aria, sgonfio l'addome. Prendo l'aria, gonfio l'addome, butto l'aria, sgonfio l'addome. Andiamo sul torace ora. Prendo l'aria, gonfio il torace, butto l'aria, sgonfio il torace. Cercate di stare rilassati. Ora ci giriamo, ci mettiamo a sedere, facciamo una massima divaricata. Aprite bene le anche, mantenete insellato il tratto lombare. Mi raccomando, in questa posizione l'errore che vedo sempre fare è quello di andare giù con la schiena, non serve. Non serve per stirare i muscoli posteriori delle gambe e gli adduttori, non serve. Bisogna agire sulle anche. In quel modo lì, fare le flessioni del busto in avanti è tutto a carico della schiena, un lavoro negativo per la schiena. Stessa cosa, andare giù, evitate di fare. Abbiamo visto questi esercizi nelle principali regole per la salute della colonna vertebrale, se l'avete persa andatela a rivedere.
si è sciolto, può andare più avanti dalle anche, eh? Non flettendo la schiena in avanti, mi raccomando. Bene. Ci si mette in piedi sempre con l'aiuto delle gambe. Ce l'abbiamo fatta, è stata dura, non so cosa è successo, ma mandatemi qualche messaggio per farmi capire cosa è successo quando c'è stata quell'interruzione, così lo capiamo anche noi. Ringrazio Mariolina, siamo stati bene in questa lezione, e spero anche sia stata così anche per voi. E niente, vi diamo appuntamento a domani sera. Siamo arrivati ormai alla 32esima lezione, quindi si sta facendo molta compagnia, ci si sta tenendo in forma, è molto importante in questo periodo, quindi io vi consiglio sempre, vi stimolo sempre, cercate di continuare a fare questo lavoro costante, perché il mantenimento è fondamentale, rientra nella come igiene di vita, quindi teniamoci in forma proprio per quello, è un'igiene di vita. Vi ricordo sempre di mettere mi piace sulla pagina dell'arte della ginnastica e di seguire anche come Salvatore Vonazzo come profilo. E poi vi ricordo sempre, queste lezioni sono tutte su il sito www.artellaginnastica.com e vi invito a iscrivervi alla newsletter e anche sul canale YouTube dell'Arte della Ginnastica. Grazie, buona cena e buona vita. A presto! Ciao.